Il 19 febbraio 1947, l'esploratore americano Richard Byrd, contrammiraglio della Marina statunitense, volò al Polo Sud. Si dice che quando tornò indietro, scrisse un resoconto della spedizione. I teorici della cospirazione hanno interpretato questo scritto come la prova che Richard Byrd avesse scoperto un passaggio per arrivare al centro della Terra. La teoria della Terra cava dice che il centro della Terra è cavo. Ci sarebbe uno spazio vuoto e quest'area sarebbe abitata da creature viventi. All'interno della Terra vivrebbero degli esseri superiori. C'è chi dice che siano demoni e c'è chi dice che siano solo la base per le storie di gnomi e spiritelli. Si tratta di creature tra l'umano e il rettile e sono molto progredite. Ci sarebbe un'apertura in Antartide da dove queste creature vanno e vengono in volo e all'interno del pianeta vivrebbe una grande civiltà. Tra quella zona interna e l'esterno del pianeta ci sono sistemi di gallerie o sistemi di caverne che innervano tutta la Terra. Una volta accettato il fatto che la Terra potrebbe essere cava, si può prendere qualsiasi mistero e usarlo come base, e si scoprirà che non è più un mistero. Gli scettici della teoria della Terra cava sostengono che il resoconto del contrammiraglio Byrd sia stato travisato. Io credo che si possano leggere le sue affermazioni trovandoci una spiegazione molto più semplice. Si tratta di espressioni poetiche. Ritengo che abbia detto qualcosa tipo «La Terra, oltre il Polo Sud, è un luogo di segrete meraviglie» o una cosa simile. Probabilmente intendeva «Mi piace vedere quella Terra oltre il Polo. Quella zona oltre il Polo è il centro di un continente ignoto». Così qualcuno pensò che la Terra potesse essere cava. Ma è possibile? Dal momento che non abbiamo ancora inviato una sonda al centro della Terra, basiamo ancora tutte le nostre conoscenze relative all'interno della Terra su teorie e ipotesi. E questo non vuol dire che solo perché si è scienziati, le proprie ipotesi e teorie siano migliori di quelle di qualcun altro. Perfino i governi di oggi alimentano la cospirazione. Il governo ha messo spesso i bastoni tra le ruote a chi tenta di investigare su queste cose. E poi in giro c'è molta disinformazione. La teoria della Terra cava afferma anche che la legislazione statunitense che impedisce ai cittadini di esplorare le grotte ha l'obiettivo di evitare che raggiungano il centro della Terra. Non ci è permesso entrare in una grotta o in un'apertura naturale della Terra senza un apposito permesso federale o senza un esperto federale. E poi c'è da dire una cosa su tutte le grotte ubicate su terreni demaniali di cui l'opinione pubblica è all'oscuro. Non possiamo far leva sul Freedom of Information Act per conoscerne l'ubicazione. Quindi c'è la chiara volontà di impedire alla gente di esplorare il sottosuolo. Se questo è vero, perché mai i governi mantengono il riserbo sulla Terra cava? La cosa è segreta perché se la gente scoprisse l'esistenza di un paradiso tropicale all'interno della Terra, ci andrebbe e addio nuovo ordine mondiale. Dovrebbero ricominciare tutto da capo. Riepilogando, vita nella Terra cava, alieni nelle caverne, simboli massonici nell'architettura, simboli fallici in abbondanza. È tutto frutto di una fervida immaginazione? La paranoia è un problema tra i teorici della cospirazione, ma ci sono eccezioni. Molti sono attenti e scrupolosi e si limitano a seguire le prove. Purtroppo sono le teorie più fantasiose che attirano l'attenzione, per ovvi motivi. Ma come si suol dire, non basta evitare di essere paranoici per non avere nemici.